Siamo presso la sede di USB Talsano in compagnia di Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Analizziamo un po' il quadro della situazione di Ilva ArcelorMittal. Intanto la richiesta di oltre 8.000 unità in cassa integrazione nelle prossime 12 settimane. Insomma, la cosa sa un po' di ricatto occupazionale. Cambiano i governi, ma l'azienda poi è sempre quella. Rizzo, come interpreta questa situazione? Anche perché fino a forse un mesetto fa la Morselli aveva parlato anche di una ripresa della produzione. L'ennesimo atto provocatorio di una società che in due anni, come dire, ne ha combinato di tutti i colori qua a Taranto. Hai ragione quando dici, è in netta contraddizione con quello che dice la Morselli, perché loro poi asseriscono sostanzialmente che c'è stato un calo del mercato, contraddicendo la Morselli stessa che negli ultimi incontri svolti ha detto che tutti i problemi c'erano tranne che problemi di mercato. È una provocazione, loro sono abili e maestri nel provocare, credo che bisognerebbe dargli il premio Oscar per le provocazioni a questi qua. Quindi non siamo sorpresi, perché non è la prima volta, tra l'altro, che si comportano in questa maniera, ma lo fanno, come dire, quotidianamente anche nelle cose di vita vissuta all'interno della fabbrica. Ci sono tante azioni che alla fine hanno l'unico scopo, quello di continuare a fare quello che vogliono, non rispettando tra l'altro quella che è la platea dei lavoratori, che è una platea che in questo momento, come dire, sta soffrendo non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista, come dire, emotivo, una condizione che in fabbrica oramai ha superato ben oltre i limiti della decenza. Sembra una strana coincidenza l'avvicinarsi della sentenza del Consiglio di Stato e questo annuncio di cassa integrazione. Cioè, uno, come dire, mette le cose l'una accanto all'altra e fa delle valutazioni, vede un certo rapporto, no? Quasi il discorso del ricatto occupazionale. Sì, sì, molto probabilmente anche questo, poi diranno che non è vero. Ma guarda, la provocazione enorme sta nel fatto che continui a mettere in cassa integrazione in maniera indiscriminata centinaia e centinaia di dipendenti, e dall'altro poi stai facendo assunzioni di ex dirigenti che sono andati in pensione chi 15, 20 anni fa. Io la dico così, le mummie le chiamo io, no? C'è gente, la riesumazione. Riesumata per andare all'interno di quella fabbrica, oppure, come dire, trattamenti di favore, come l'ultimo trattamento di favore fatto con l'assunzione del figlio dell'ingegner Buffo. Per carità, non perché non abbia diritto, ma il paradosso è la domanda, mi sorge spontaneo. Ma vi sembra il caso di fare queste cose nel momento in cui ci sono migliaia di lavoratori cassi integrati che stanno soffrendo quella condizione, e tu fai assunzioni di questo tipo, tra l'altro di gente che non prenderà 1.000 euro al mese, ma parliamo di migliaia e migliaia di euro? Io le vedo come grandi provocazioni che hanno come unico scopo quello di far arrabbiare i lavoratori e le organizzazioni sindacali. Quindi, quello che fanno lo fanno in sfregio alla popolazione dei lavoratori. Sa proprio molto di sfregio, di quasi uno spirito di sfida, no? Di mostrare i muscoli in questo senso. Ma non è questione di muscoli, il problema serio è che diciamo, questi atteggiamenti sono stati più volte denunciati. E io ricordo un incontro in sede ministeriale in cui dicemmo che è assurdo pensare di fare un accordo con chi si comporta in questa maniera. Tra l'altro con chi è completamente inaffidabile rispetto alle cose che dice e poi quello, come dire, che fa. Perché possiamo scrivere un libro su quello che non dichiarato e poi, come dire, mettere in contraddizione con quello che hanno fatto nel corso degli ultimi mesi. Però sono provocazioni probabilmente con l'intento, come dire, di far scaldare, di agitare gli animi. C'è poi la questione di incidenti relativamente ad AFO 2, che è ripartito. I sindacati hanno dichiarato, mi pare, delle problematiche a livello di crollo di materiale refrattario, mi pare, non sono un tecnico. L'azienda ha negato candidamente. Ma vale lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima per la cassa integrazione, provocazione.
Quindi tu dici, cioè, negare un fatto che c'è stato. Tutto. Cioè tu immagina che quando ci fu la questione del video che poi portò al licenziamento di Zingariello, che è stato reintegrato fortunatamente, loro addirittura nella lettera di considerazione a Zingariello negavano che ci fosse stato il lavoratore, come dire, dimenticato l'assurdo. Come se fosse un fantasma. Sì, ma siamo all'assurdo, perché loro negano l'evidenza, ecco perché ti ho detto, questi ti sfottono, no? Perché a un certo punto non ci sono neanche dinamiche basate su verità che sono interpretabili, no, questi proprio, la dico così, volgarmente, ti prendono per il culo, con l'intento di farti incazzare. Lo stesso sistema dei badge blocca... O di farti desistere, sì, la questione dei badge è chiaro, ma guarda, ci sono decine di cose che fanno anomale. Cioè adesso veniamo a sapere che questi ti prendono, cambiano le ferie in cassa integrazione, come vogliono loro. Tu chiedi un giorno di ferie, non ti fermano manco più l'autorizzazione sull'impianto. Cioè sta funzionando tutto così, un'azienda di quel tipo gestita in questa maniera. Ma esempi ne possiamo fare 100.000, anche come gli ultimi incontri. Cioè questi ti mandano la comunicazione di cassa integrazione dicendo, guarda che l'assetto che ho io, per esempio, in quell'impianto è 10 persone su 14. E noi sappiamo che ci sono già gli elenchi delle persone che devono lavorare e di quelli che devono venire fuori in cassa. E sappiamo, tra l'altro, loro non l'hanno smentito, che probabilmente quelle persone non ruoteranno. Ma se ti leggi, come dire, tra le righe quello che scrivono, loro dicono applicheremo i criteri previsti per legge. In realtà l'unico criterio è la simpatia. Cioè se mi sei simpatico ti faccio lavorare, se sei uno che magari mi sta antipatico non ti faccio lavorare. Cioè siamo al paradosso dei paradossi. Io l'ho detto più volte, sono pure stanco di ripeterlo. I Riva a questi, come dire, li facevano un baffo. Questi sono veramente da studiare, da prendergli il cervello, da studiare, da vedere che cosa hanno in testa. Io credo che avranno parecchi frammenti, non solo di acciaio, ma anche di altro materiale che disturba, poi aiuta nei comportamenti disturbati. Andiamo alla questione della prego. Perché è bene dircelo, perché sennò poi altrimenti, con la complicità di tutta una serie di soggetti che stanno all'interno di quella fabbrica che dal punto di vista, perché il problema vero poi qual è la totale mancanza di rapporto umano, anzi lo spregio, no, verso i sentimenti e le emozioni dei lavoratori, delle persone comuni, di quelli che campano, che hanno la difficoltà di pagare il mutuo. E tu te ne accorgi, come dire, questo è un atteggiamento che oramai ha preso piede all'interno della fabbrica, e ci sono anche, diciamo, diversi pezzi da 90 di quella fabbrica che stanno approfittando di questo meccanismo. Però io dico sempre, poi alla fine tutto torna, diciamo che noi quello che sta accadendo non lo dimentichiamo. Ecco, siamo passati dal governo Conte al governo Draghi, però l'azienda ArcelorMittal fa sempre svolge il ruolo del dominus. Al di là delle promesse, della transizione ecologica, di quello che si vuole, però sta di fatto che in effetti quella che fa carte o sembra fare carte è ArcelorMittal, con un governo che sembra ancora una volta piegato, anche questo, almeno inizialmente, poi vedremo nel corso del tempo come andrà, come si comporterà Giorgetti, però le premesse, no, depongono per un quadro non molto diverso, mi par di capire. Come atteggiamento rispetto ad ArcelorMittal, intendo. Assolutamente sì, guarda, io ti dico di più. Prossimo incontro convocato da Giorgetti, se noi dobbiamo iniziare una discussione seria anche rispetto all'entrata di Invitalia nella società, la nostra richiesta sarà, se dobbiamo fare un ragionamento serio, sgombriamo dal tavolo le persone poco serie. Cioè è impensabile continuare a fare un ragionamento con persone che hanno creato questo clima, come dire, di paura, di terrore, di disperazione, e che ancora oggi continuano sulla stessa falsariga. Quindi anche là o si volta pagina definitivamente se vogliamo avere un approccio, altrimenti, come dire, lì poi veramente mi viene la domanda, perché il governo ci mette i soldi dentro? Perché poi il paradosso qual è? Che questi non pagano nessuno, maltrattano tutti, prendono le persone e le buttano in mezza strada così. Se tu ti leggi alcune sentenze del giudice ti metti le mani nei capelli, come quelle di Zingariello. A un certo punto mancava solamente che il giudice dicesse, ma qual è il motivo per cui l'avete licenziato? Visto che, come dire, no, non c'era nessuna prova materiale di quello. Ma ecco, lo dico, c'è un comportamento sadico, c'è quasi il divertimento... accanimento, di divertimento, di accanimento nei confronti delle persone che hanno difficoltà a difendersi, e questo è il problema. Quindi lì, se dobbiamo fare un ragionamento serio rispetto a come si va avanti, io credo che la pregiudiziale,
come dire, sia quella di avere discontinuità rispetto al passato. Non è pensabile di ragionare con gli stessi soggetti che hanno fatto tutti questi danni, anzi, la dico così, se Giorgetti vorrebbe fare una cosa, come dire, fatta come si deve, dovrebbe incominciare a fare un po' di pulizia. Poi magari aiutiamo pure noi, che abbiamo belle liste, come dire, di persone veramente da cacciare a calci nel culo, visto come si sono comportati negli ultimi periodi. Ci spostiamo alla questione appalto dell'Ilva, anche qui un'altra piaga. La stessa cosa, disinteresse totale rispetto al problema dei lavoratori, promesse di pagamento, anche qua possiamo scrivere un libro, fra annunci di bonifici mai arrivati, adesso poi in tutto questo, come dire, c'è il peggio del peggio, perché da un lato c'è Arsolo che non onora gli impegni, dall'altro ci sono alcuni imprenditori, fortunatamente non tutti, ma alcuni imprenditori che stanno lucrando sulla disperazione dei lavoratori. Anche qua, se dobbiamo fare un aggiornamento serio sull'appalto, o si cambia atteggiamento ora che entra il soggetto pubblico Invitalia, e magari ecco, stiliamo un codice degli appalti che dia, come dire, le garanzie minime, perché non è accettabile che ci sono aziende che non pagano lo stipendio da mesi. Cioè alcuni datori di lavoro spariscono nel momento in cui devono andare a pagare, rifugiandosi dietro la scusa Arcelor non mi paga. Ma anche qua non è pensabile che tu fai l'imprenditore, devi mettere nel conto il rischio di impresa, che probabilmente, come dire, per qualche mese tu rischi di non prendere lo stipendio, visto come si comporta Arcelor. Ma non puoi pensare di scaricare ogni qualvolta questi problemi sui lavoratori che guadagnano 1.000 euro al mese e hanno difficoltà poi a pagare l'affitto o a pagare le bollette. Cioè, è questa la condizione che noi oggi abbiamo. Però anche là, come dire, l'affidabilità di Arcelor è praticamente pari a zero. E poi c'è questa situazione ormai incancrenita della integrazione salariale per i lavoratori ex Ilva in AS. Ormai si susseguono i mesi, le promesse continue, ma di questa integrazione non v'è traccia. Senti, lì c'è, io credo che poi sia come dire, la fotografia esatta di quanto distante e di quali sono le diverse tempistiche tra la politica, tra i tempi della politica e le esigenze delle persone comuni. Cioè sono 6-7 mesi che stiamo discutendo di questa problematica, abbiamo avuto non so quanti ministri, abbiamo avuto di tutto dentro, parlamentari, tutti che si interessavano, ad oggi, e parliamo oggi 5 marzo, non abbiamo alcuna certezza. Le ultime notizie sono, almeno dai testi che stanno uscendo, da alcune anticipazioni, che il decreto è contenuto nel decreto sostegni, quindi fa parte del testo del decreto sostegni. Che si chiamava Ristori, adesso si chiama Sostegni, perché pure queste cose tutte strane, solo italiane. Si gioca con i termini, con i nomi. Poi il problema che abbiamo qual è? Che comunque il 12 i lavoratori quei soldi non li prenderanno, perché bisogna aspettare che viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Quindi noi come organizzazioni sindacali abbiamo chiesto ai commissari praticamente di fare la stessa cosa del mese precedente, di mettere nelle condizioni tutti i lavoratori di poter chiedere un'anticipazione, per andare poi a saldo nel momento in cui verranno, come dire, diventerà legge il decreto e verranno erogate le cifre, e quindi lì andiamo a regolarizzare tutto. Ma anche questo dimostra la scarsissima attenzione da parte della classe politica nei confronti dei lavoratori che hanno le esigenze. Io spero che si concluda positivamente questa storia, questo è l'ultimo mese, altrimenti anche là saremo costretti, come dire, cioè questi ti spingono a fare casino, e questo è il paradosso, no? Istigano proprio. Sì, perché poi il disinteresse, cioè abbiamo fatto non so quanti incontri, comunicazioni, l'ultima volta lo sciopero sotto lì, cioè anche qua, no? Alcuni segnali sembrano quasi, come dire, che la politica sembra quasi disinteressarsi rispetto alla disperazione dei lavoratori. Probabilmente ha ragione chi dice che a un certo punto, la prossima volta che partiamo, e credo che se non abbiamo notizie positive sarà brevissimo, non ci fermiamo, poi succede quel che succeda. Sciopero in vista. Sì, ma perché è inaccettabile, l'ho detto proprio dal punto di vista umano, è inaccettabile il trattamento che ti riservano, ma su tutte le questioni, no? Anche rispetto alla questione generale di quello che Taranto sta vivendo. Cioè il fatto stesso che stiamo discutendo da 10 anni, stiamo dicendo, guardate che secondo noi per trovare una soluzione che tiene contento tutti, noi dobbiamo avere la capacità di portare il territorio al tavolo, perché il territorio ha da fare le rivendicazioni giuste per la gente che ci vive, che ci lavora all'interno di questa città, che subisce, no?
Ecco, la condivisione è l'elemento che a un certo punto può dare la speranza di trovare una soluzione alla faccenda Ilva. Anche qua Giorgetti adesso a parole dice sì, è chiaro, in un processo del genere non possiamo lasciare fuori il territorio, quindi ci fa capire che tireranno dentro gli enti locali nel ragionamento, però io queste parole le ho sentite già tante volte. Un film già visto. Sì, è un film già visto. Poi qua tutti i professori sulla questione Ilva, come si dice, ieri sera ascoltavo pure Carlo Calenda che continua a fare il professore, uscire sta storia dello scudo penale dicendo vabbè tutto quello che noi già sappiamo. Diciamo che la questione Ilva ti dà l'esatta dimensione di quello che è il fallimento della politica nazionale a tutti i livelli, purtroppo è così.